Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi andiamo avanti con il video dedicato alla Sibilla Lenormand e in particolare vedremo i significati della carta del fanciullo, la volpe, l'orso e le stelle. Partiamo subito con la carta del fanciullo. Questa carta in alcuni mazzi raffigura un maschio, invece in altri mazzi una femmina. Comunque ha sempre un giocattolo in mano ed è su un prato con alberi sullo sfondo. La carta annuncia belle sorprese, un viaggio, la visita di un ospite oppure divertimento. Simboleggia soprattutto la necessità di fare esperienza per crescere in equilibrio e stabilità. È una carta che ci parla di speranza, di nuove opportunità, indica creatività. È possibile che venga ritrovato un oggetto che era stato dimenticato oppure una persona che torna dal passato. Indica buon umore, semplicità, ma anche un po' di immaturità. Il consiglio che vuole darci è: hai ancora molta strada da fare, abbi la pazienza di fare esperienza e l'umiltà di accogliere gli insegnamenti di chi ha le conoscenze che ti sono utili. La volpe. La carta raffigura una volpe, simboleggia l'astuzia, ma anche falsità e doppio gioco. Indica l'avvicinarsi di eventi che coglieranno di sorpresa. Ci possono essere segreti o amici non del tutto onesti. Infatti bisogna stare attenti a non farsi coinvolgere in qualcosa di poco leale. Ci saranno avventure sentimentali non durature, ma in ambito lavorativo invece, grazie all'astuzia, si concluderanno dei buoni affari. La carta rappresenta una persona affascinante, ma adulatrice e disonesta. Il consiglio della carta è: bisogna fare attenzione a coloro che portano doni facili e troppi complimenti, perché potrebbe esserci un secondo fine. L'orso. La carta raffigura un orso e una montagna. Indica buoni risultati e progetti ben definiti, situazioni caratterizzate da energia, vitalità e intelligenza. Indica una persona leale, un amico comprensivo e rispettoso, ma di poche parole. C'è comunque prudenza, saggezza, spiritualità. Indica una persona curiosa, con apertura mentale. Una situazione si consoliderà e può anche indicare un luogo lontano e tranquillo. Il consiglio è: per consolidare una situazione, agisci senza troppa fretta. Le stelle. Nella carta è raffigurato un cielo illuminato di stelle e uno scorcio paesaggistico sereno. La carta indica gioia per sogni realizzati. È un buon momento che permette di essere fiduciosi per il futuro. Se c'è una faccenda importante in corso, procederà senza ostacoli. I buoni risultati dureranno a lungo. Indica buone notizie, belle novità, prosperità. Può indicare anche un arricchimento spirituale. C'è comunque un buon risultato, sia scolastico che lavorativo. Buon umore e rapporti positivi con gli altri. Indica una persona creativa e di buon carattere, equilibrato e onesto, che sa anche consigliare con efficacia. Il consiglio della carta è: abbi fiducia nella buona riuscita dei tuoi progetti e non ti scoraggiare. Abbiamo visto il significato di queste quattro carte, è molto interessante secondo me anche riflettere sul consiglio che le carte vogliono dare al di là dei significati, perché comunque è uno spunto di riflessione su di sé e sulla propria situazione. Io per oggi mi fermo, vi do appuntamento al prossimo video e vi mando un bacio enorme.